All'inizio in salita, anche perché adesso dobbiamo pensare veramente una partita dietro l'altra. Adesso dobbiamo pensare una partita sull'altra, domani c'è il Perù. È difficile adesso perché la classifica, lo si è detto all'inizio, no? Questo è un campionato dove difficilmente, se si sbaglia un paio di volte, dopo alla fine si arriva lì. Però penso che adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di pensare partita dopo partita, cercare di lavorare bene quel poco che possiamo lavorare e soprattutto capire perché abbiamo giocato così male. Quello penso che sia molto importante, perché non possiamo sicuramente dire un discorso mentale, un discorso, mi sembra un po' troppo facile dire così. Penso che l'allenatore per primo si deve prendere responsabilità per le cose che non sono venute e anche le ragazze stesse devono iniziare a pensare una a una cosa possono fare di più individualmente. Si sapeva che era una partita difficile, però si poteva aspettare che fosse difficile magari iniziare, poter giocare male, ma dovevamo essere un po' più bravi a girare la partita. Ci eravamo quasi riusciti nel secondo set, ma abbiamo commesso veramente troppi errori banali. Nel secondo set ci sono stati 4-5 palloni che non si possono regalare in un mondiale. Poi dopo si è giocato punto a punto, si è giocato punto a punto, si è riusciti a stare in partita nonostante i problemi che abbiamo avuto un po' sia sul muro di palla alta che anche sul nostro attacco di primo tempo, però purtroppo alla fine penso che sia giusto che abbia vinto la Serbia perché ha giocato per più tempo, con più continuità, sbagliando meno di noi e sapendo sfruttare quei nostri errori in maniera migliore. Muro soprattutto perché penso che avevamo preparato bene la partita su fare determinate scelte e anche quando le abbiamo fatte, siamo arrivati al doppio muro, abbiamo subito troppo. E questo sicuramente è stato un problema, perché alla fine 6 muri in una partita di quasi 2 ore sono veramente pochi. Veramente pochi in considerazione del fatto che anche quando abbiamo iniziato a giocare bene in attacco senza sbagliare, giocando la palla, avendo pazienza in attacco senza sprecare, dopo non siamo riusciti a chiudere a muro, non siamo riusciti a giocare bene col doppio muro, che deve essere una nostra caratteristica assolutamente. Poi la battuta non è andata benissimo, soprattutto i primi 2 set abbiamo commesso errore, penso di sbagliare troppo battendo facile. Dopo ci siamo accontentati e sicuramente non abbiamo battuto molto difficile, però se non altro abbiamo ridotto un pochino il numero degli errori, abbiamo fatto sbagliare anche loro. È stato faticoso secondo me, soprattutto alcuni palloni che sono stati alzati a lei, magari non da Leo, nel senso che per un opposto, come ben sai, tante volte arrivano dei palloni dove il muro è sicuramente doppio muro e sono arrivate delle volte delle palle veramente difficili da giocare. Qui l'opposto sì, deve essere bravo a saper risolvere o meno, però bisogna che sia messo in condizione, anche quando non è il palleggiatore ad alzare, di attaccare la palla in maniera se non altro di poter fare quello che vuole. Già è difficile dopo fare quello che vuole, però se deve fare solo una cosa diventa veramente difficile. Penso che siamo mancati un pochino in quello, nella lucidità in situazioni di contrattacco, nella lucidità in situazioni magari di palla appunto un po' complicate, di mettere magari, ma non solo per lei, anche in quattro tante volte, di mettere una palla alta precisa in modo che poter giocare con un muro doppio contro o triplo muro, giocare tranquillamente. Il cambio di Rinieri per Ortolani è arrivato all'inizio del secondo set, all'inizio del terzo set, perché fino allora Simone stava giocando bene in ricezione, stava tenendo in ricezione, ha avuto una murata, un attacco fuori, si è dovuto provare a cambiare qualcosa. E il cambio dei centrali, sì, era, diciamo che già nel quarto set, dopo che si era vinto il terzo, si continuava, ho preferito continuare così, anche se non stava andando molto bene l'attacco. Non stava andando molto bene l'attacco, però se non altro quei centrali si riusciva a giocare abbastanza, se non altro, come finte, nel senso che il muro giocava con loro, continuava a seguire loro anche se non stavano andando benissimo, per liberare un pochino di più gli attaccanti di banda. Dopo c'è stato quel momento in cui facevamo fatica, è sembrato opportuno inserire Martina, soprattutto per cercare di aprire anche con lei il gioco dietro per poi poter giocare in banda. Non è che questa sconfitta non deve far pensare anche che ci sono altre, speriamo, 11 partite da giocare, per cui adesso vado 10 partite da giocare, per cui adesso valutiamo un attimino come si sta, come non si sta, c'è da pensare che dopo la pausa verrà subito un'accoppiata che adesso diventa Turchia e Cuba, che diventerà veramente micidiale per noi, di grandissima importanza.